Appassionati di calcio, buonasera da Los Angeles. Innanzitutto un gigantesco in bocca al lupo agli 11 azzurri che stanno per giocare la partita più importante della loro carriera. Baresi è in campo e questa è la sua 80esima presenza in nazionale dopo 24 giorni rispetto all'ultimo incontro. Aveva giocato il 23 giugno 48 minuti contro la Norvegia. Poi è stato operato di menisco e dopo questo intervento è stato fermo per un certo periodo, ma rientra prima di qualsiasi previsione. Va dentro il pallone sul quale c'è il perfetto anticipo da parte di Baresi, che supera la linea centrale del campo. Si propone Baresi, eccolo. Va Baresi, cambia gioco dalla parte opposta, cercando Donadoni. Ancora Maldini, di testa all'indietro, poi Baresi, disturbato da Romario. Baresi. Soluzione centrale, stavolta a favore di Massaro, Massaro! Massaro e passa il tiro! E Mattafarelle pronto! Zorginio sulla sua ala per l'inserimento di Masigno, al centro, chiude Baresi. Marcio Santos. Baresi, la rovesciata sul tentativo di scatto da parte di Romario. Bebeto, il ritorno su di lui da parte di Maldini, l'inserimento di Baresi. Il tocco esterno per Massaro, centralmente ancora un pallone sul quale si inserisce Roberto Baggio, c'è anche Baresi, palla addirittura per Baresi che al limite dell'area di rigore brasiliana termina giù sul contrasto di un avversario. Ora è Zinio che dà questo pallone sul quale Baresi è prontissimo. Branco, calcio di punizione, Dunga, Apolloni. Gioco fermo, ha subito fallo Romario. Romario rallenta, poi cerca Bebeto, c'è Baresi da quelle parti. E Romario che sguscia via, lo aspetta ora Baresi e ne ferma l'azione, ma è sempre Romario al limite. Ora è Zinio, piena area di rigore, colpo di testa di un nostro difensore, poi rinvio di Maldini. Stanno ora i due capitani delle squadre con l'arbitro Pull, come vedete, a effettuare il sorteggio per questo tempo supplementare. Poi è Massaro che tocca corto, ma c'è Baresi. Palleggio di Baresi è puntata, precisa a favore di Baggio. Ecco ancora Romario, fermato da Baresi. Bebeto cerca di accelerare, ma Baresi è una roccia là dietro. Romario, Baresi. Arriva Masigno, la palla per Bebeto e Baresi, ancora Baresi, stupendamente ferma l'iniziativa degli avversari, da applausi, nel vero senso della parola, la prestazione di Baresi. Viola, penetrazione di Viola, sempre Viola, poi il tiro, ancora Baresi, ora Romario. È fermato. Mi domando ancora come abbia fatto a sbagliarlo così clamorosamente. Io ricordo in Padova quando Franco andava in la palla e anche domanda la palla, io ero una bella pazza di Petro, dopo controllo molto bene e ha fatto gol la fine di carriera. E, buona cosa per me sì, perché io ricordo questo gioco, questa partita e speriamo questa rimane nella testa di Franco Baresi. Il 27 agosto 1995 Baresi sigla il suo ultimo gol nel campionato italiano.
L'assist è di George Weah, al suo esordio. Viene anche tristezza pensare che un giorno finirà questo, così. Tutto un discorso appunto del calcio, di Milanello, delle partite, delle vigilie, di tanti appuntamenti che ho fatto. E questo mi devo preparare appunto a non avere più intorno a me magari tanto entusiasmo, tanto affetto. E questo mi fa un po' paura. Se il Milan di Capello ha stabilito un ciclo ineguagliabile, con 4 scudetti in 5 anni e varie coppe internazionali, parte del merito risiede nella straordinaria continuità garantita da Baresi. Ogni anno si è giocato a scommettere sul ritiro. Lui, imperterrito, rilanciava vincendo e dimostrando un elevato senso della professione. Anche per questo, oltre che per una carriera esemplare, il Milan ha scelto di ritirare la maglia numero 6. Nessuno la indosserà più. La società, per essere in prima persona il suo presidente, tutta la società ha pensato, in un momento in cui spesso i mezzi di comunicazione dicono che le bandiere non ci sono più o non sventolano più, di fare sventolare in alto e forte la bandiera di Franco Baresi. Per cui Franco Baresi viene nominato vicepresidente del Milan e responsabile del settore giovanile. Il 28 aprile del 1996 Baresi ha vinto il suo 6° scudetto, il 15° del Milan. Un trionfo giunto al termine dell'ennesima stagione perfetta. Il sigillo più bello a una vita trascorsa in rossonero.